Buona ragazzi, ciao da Nick, bentornati qua su Tropico 5. Ragazzi, riprendiamo. Sono passati parecchi giorni dall'ultimo gameplay e dunque, se vi ricordate ragazzi, ci eravamo praticamente lasciati con la crisi economica. Ho avuto modo di riflettere parecchio e ho capito che ho fatto parecchi sbagli ed è per questo che siamo in crisi. Direte, oh mo, quali sono sti sbagli, giusto così, che magari non li facciamo pure noi? Ovviamente adesso vi vado un po' ad illustrare gli sbagli. Prima di tutto, ragazzi, i depositi dei camionisti che non sono sufficienti. Sono troppo pochi per 800 abitanti. Ne abbiamo attualmente 10, ma devo almeno raddoppiarli. E mo è un piccolo problema perché soldi diciamo che non ne abbiamo. Ma a parte questo, diciamo che, se vi ricordate, tutto sommato però andava tutto bene, no? Quantomeno riuscivamo a far soldi. Ora, se ci pensate, perché adesso non stiamo più riuscendo a far soldi? È semplice. Ci stanno adesso più fabbriche e i camionisti non bastano. E quindi praticamente molte merci non vengono portate. Non vengono le merci portate nel porto e quindi non vengono vendute queste merci. Quindi per risolvere il problema adesso andiamo a chiudere le fabbriche. Praticamente clicco destro. Ah, devo mettere credo il gioco a velocità minimo almeno. Clicco sempre col destro fin quando non mi appaiono questi segni di sbarra. E lo facciamo con tutte le fabbriche al momento, perché la crisi, se vi ricordate, è cominciata proprio con le fabbriche di gioielleria, perché ogni fabbrica consuma $630 al mese. Quindi per il momento un attimino le chiudo. Faccio la stessa cosa, o dimezziamo un pochettino chiudiamola proprio, perché tanto solo alle gioiellerie serve la centrale qui. Ora chiudiamo anche, vediamo un po' la situazione. Profitto totale. Profitto, va bene, c'è del profitto. Però io vorrei assolutamente per il momento evitare. Vorrei assolutamente evitare di avere troppe fabbriche aperte. Quindi oggi ci sono stati segnalati diversi blackout. Abbiamo avuto anche dei problemi qui al bar. Il toro meccanico è rimasto fermo per mezz'ora prima che riuscissi ad alimentarlo con due anguille elettriche. Va bene, tra un po' sistemeremo, signorina. Un attimino, prima di tutto devo recuperare i soldi. Quello è il mio interesse primario. E poi c'era anche un altro motivo, ragazzi. Al momento, se vi ricordate, al momento, più che se vi ricordate, al momento abbiamo 4 gioiellerie. È solo una miniera d'oro. Solo che la produzione è di 100 pezzi al mese e 100 pezzi di oro non bastano neanche per una gioielleria. Quindi praticamente ho esagerato, 4 fabbriche sono troppe. Ma questa è un'altra cosa che risolviamo tra non molto. Mettiamo il gioco veloce che devo recuperare un po' di soldi. Devo recuperare, ragazzi, dei soldi e devo poi ovviamente spenderli per le cose, per i depositi dei camionisti. Adesso dovremmo riuscire a recuperarli questi soldi. Ce la dovremmo fare perché ho chiuso qualche fabbrica in modo tale che posso risparmiare un po' di soldi. Vedi, 40.000 qui ce n'è, quindi a voglia, dai. Dai, fammi recuperare un altro po'. Fammi recuperare un altro po', perfetto. Un attimo di pausa perché devo decidere. Devo mettere tanti depositi, quindi li voglio mettere tutti in un unico posto senza che li sto a spargere in giro. Quindi potrei magari mettere questi depositi tutti che sono qua in sta zona. Potrei anche farlo, un'intera zona di camionisti qua, centrale, tanti saluti. Ma qui che cos'è? Bauxite, va bene. Allora, se io volessi mettere un deposito qui e altri non me ne fa mettere, vabbè. Aspettiamo di accumulare altri soldi. Ah già, a strada, mannaggia, manco quella c'è. Vabbè, recuperiamo a breve dei soldi e dopodiché
Dopodiché ci siamo. Devo mettere almeno una decina di depositi camionisti. E poi risolviamo altri problemi. Oh, questa lentezza delle navi. 5.000, 4.000, 25.000, qua non ne parliamo proprio. Ok, questo è l'unico porto che porta più soldi. E come vedete, vedete i camionisti, no? Quindi più camionisti ci stanno e più insomma aumenta l'incasso. Al momento purtroppo riusciamo a malapena a tornare a zero, ma adesso dobbiamo assolutamente sistemare questa situazione. Per l'appunto, con i camionisti dovremmo riuscire a sistemare questa situazione. Ok, quantomeno metto la strada. Ok. Poi, deposito camionisti, l'altro praticamente lo vorrei mettere qua. Ok, andiamo avanti così. Ne dobbiamo mettere, ragazzi, veramente quanti più possibile. Ne voglio mettere almeno una decina. Adesso ne abbiamo 4. Quindi altri 6. Accumuliamo altri soldi. Una volta che abbiamo tutti questi depositi sarà facile. Vediamo un po' intanto questo che cos'è. Ho ricevuto notizie dal mio caro compagno. Vabbè, 20 soldati, ne ho 87. La resistenza e la Francia intera sono in debito nei no. Ok. Meglio, cioè, ovviamente più 10 rapporto con gli alleati, ovviamente. Questo lo mettiamo qua. Ok, e continuiamo così, raga. Dobbiamo assolutamente mettere tanti depositi camionisti e poi riattiviamo le varie gioiellerie e tutto il resto. Perché se non abbiamo abbastanza camionisti ci abbiamo problemi seri qua. Almeno fino a quando non risolvo questa situazione del meno. Quantomeno, perché lasciamo perdere le fabbriche che sono chiuse. Le fabbriche, se sono chiuse, non consumano soldi, quindi non sto perdendo nulla con queste fabbriche. Ecco, qui vedete, questo edificio non sta pro... Ecco, questo edificio non produce. Questo edificio non ha prodotto manco un centesimo. Come mai? Non c'è lo zucchero. Perché non c'è lo zucchero? Fammi vedere lo zucchero. Ok, lo zucchero, risorse, zucchero, consumo, esportazione. Teoricamente dovrebbe esserci sufficiente zucchero, no? Vedremo tra un po' se è un problema di camionisti o è un problema che non basta lo zucchero prodotto, ecco. Vedremo tra non molto, ecco. Intanto arrivano altri soldi, quindi continuiamo con i depositi camionisti. Un altro no, niente. Vediamo, è arrivato comunque qualcos'altro. Compagno presidente, secondo il libro rosso del comunismo, il popolo non può attuare le idee della rivoluzione solo lottando contro il male. Ha bisogno di un obiettivo positivo da perseguire e sognare. Va bene, quindi aumenta il parametro felicità abitativa di 15. Questa è una cosa che piano piano vediamo di riuscire a farla. Intanto ci stanno camionisti, perfetto. Disoccupati, come stiamo combinati? Ok, qualche disoccupato c'è, ma niente di grave. Nulla di grave, devo assolutamente continuare. Allora, ok, 2, 4, 6, quanti sono? 1, 2, 3. Quindi ne abbiamo al momento 7. 7 che ogni 3 secondi arriva qualche cosa. Mio caro amico, il capo della resistenza ha di nuovo bisogno del nostro aiuto. Costruisci del ranch? Aspetta un attimo, almanacco, ma quanto sto io con gli alleati? Ma lasciamolo lì dove, però non me ne frega niente degli alleati, ho problemi più seri qua. Cioè, cosa me ne importa a me attualmente? Vai, continua così, quindi abbiamo detto che siamo a 8 adesso, no? Sì, adesso siamo a 8. 9. E mo già la situazione penso che un pochettino sta andando meglio. Vedete che i soldi, raga, vedete che i soldi, mi pare che si va già un po' meglio. Mo vedi, mo io non so, cioè a sto punto uno dovrebbe pensare, tipo, non lo so, metti che ci vuole un deposito camionisti ogni 50 abitanti più o meno, non lo so, una roba simile.
Cioè, perché comunque dovete stare parecchio attenti, perché se non ne avete abbastanza, oh, manco ci fate caso e siete messi male, va? Ma insomma, è così. Anzi, un altro ci sta, no? Avanti, così siamo a 12, credo, no? 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 6, 12. Perfetto, ok, a strada niente, quindi fin qua ci siamo, fino a qui ci siamo. Quindi praticamente adesso potrei riaprire le varie gioiellerie, ma il problema, vi dicevo, che l'oro non è per niente sufficiente. C'è bisogno almeno, credo, di almeno 2000 di oro. Quindi io potrei importare... Oh, vedete i soldi che finalmente comincia a farsi un po' capì? Quindi io potrei importare l'oro. Oro... Beh, non è male. Potrei importare l'oro. Ne importiamo 2 per ora. Ecco, poi c'è un altro problema che mi stava sfuggendo. Mettiamo un attimo in pausa. Ecco qua. Questa è l'acciaieria, giusto? È chiusa, ok. L'acciaieria è chiusa, ma comunque ha bisogno di ferro e carbone per produrre. Ora, il ferro non è che ce n'è granché. C'è oltretutto da dire che non è che dura in eterno il ferro. Qui magari ce n'è un po', ma no, comunque la produzione di ferro non è enorme. 300. E ora con 4 acciaierie non basta. E quindi un altro, e quindi mi conviene importare anche il ferro. Dopodiché anche il carbone dovrei importarlo, soprattutto perché il carbone lo usiamo nella centrale elettrica. Quindi mettiamo un attimo il gioco normale, andiamo su commercio e importiamo una nave di ferro e carbone ne importiamo di più. Ok. Ora possiamo riaprire la centrale elettrica. Dovrebbe giustamente arrivare... Ok, eccoli qua. Dopodiché cominciamo a riaprire almeno una fabbrica. E fino a qua ci siamo. Poi ragazzi, c'è un'altra cosa che mi ero dimenticato di dirvi riguardo al bacino di carenaggio. Ci stanno ovviamente gli aggiornamenti, i potenziamenti, che sono importantissimi. Tipo questo. Costa 5.000. Le navi mercantili trasportano il 50% in più. Vai! Importante, me ne sono sempre dimenticato negli ultimi gameplay. E poi c'è quest'altro altrettanto importante. 20.000 dollari. Raddoppia le navi che ogni porto possiede. Quindi per dire, adesso abbiamo 5 porti e abbiamo 5 navi. Spendendo 20.000 dollari ogni porto avrà 2 navi. Quindi praticamente passiamo a 10 navi in totale. Poi man mano che aumentiamo i porti, ovviamente aumentiamo anche le navi massime che possediamo, no? Quindi adesso magari non mi interessa, perché tutto sommato forse 5 navi mi bastano. Ma vediamo tra non molto. Quindi qui com'è la situazione? Ecco che inizia ad arrivare un pochettino di... Ecco che arriva un pochettino di oro. Vedete che stavamo perdendo solo soldi, vedete? Cioè in totale abbiamo perso 12.000 dollari, cioè capite, no? O qua 13.000. È per questo che siamo andati sempre in rosso, perché perdevamo solo soldi, 20.000. Quindi ragazzi, mi raccomando, occhio, non fate lo sbaglio che ho fatto io, perché bene o male... Diciamo ci sono arrivato. Beh, uno bene o male chiaramente ci si arriva prima o poi. Però insomma, metti caso che non salvate da un po', sbagliate e poi dovete farvi magari una o due ore di gioco per recuperare quello che avete sbagliato, no? Quindi giustamente salvate spesso e state un po' attenti. Ok, quindi qui ci siamo, dai. Comincia ad esserci un po' di oro. Quindi riapriamo anche questa fabbrica, vediamo se la situazione andrà bene. Poi riapriamo, che è sto coso qua, scusa. Questo edificio ha sempre problemi. Oh, a sto punto io sai che faccio? Non lo so se è un problema che non ci basta lo zucchero. E allora io qui vado a mettere in altre 2 piantagioni di zucchero e tante saluti. Perché comunque per ora voglio dire...
Per ora posso anche permettermi di mettere un po' di... Sì, è vicino alla centrale, non lo so se avrà qualche effetto negativo nel tempo, ma per ora non mi interessa. Per ora, visto che è verde, andiamo avanti così. Perfetto. E quindi magari vediamo se riusciamo a risolvere il problema di sta fabbrica, perché giustamente dovete, ogni tanto dovete guardare se state a perdere soldi. Profitto, ecco, anche qua vedete. E ci manca lo zucchero, mi sa che lo zucchero è un bel problema. Speriamo che riusciamo così a risolvere, perché abbiamo quattro, giustamente abbiamo quattro distillerie. Anche questa distilleria sta a perdere soldi. Oh, carbone, ferro, il problema è un po'. È il ferro qui il problema. Difatti lo stiamo importando proprio per questo motivo. Proprio perché mi sa che non basta mai. Ora c'era altro ferro qui, andiamo a prendere. Ah già, siamo senza soldi. Andiamo a prendere anche quel ferro. Oh, e allora? No, aspetta. Ok. Oh, e dai i soldi. Soldi. Ancora però stiamo messi male, mi sa che devo mettere qualche altro deposito camionisti, non l'ho capita sta storia, ma cos'è? un po' di tosse ancora c'è. Dai! Ma cos'è? Perché ancora c'è qualche... Questo ragazzi, quando appare questo è perché è l'autosalvataggio. Ah, c'è qual... Ah già, questo è quello là che non mi interessa. Capiamoci, allora! Avanti, la miniera, dai! La miniera! E poi, fermo un attimo qua! No! Accidenti, volevo spendere sti 20.000! Stiamo andando solo sotto! Oh, se andiamo sotto, allora mettiamoci altri depositi camionisti, perché qua io non sto a capire. Non lo sto proprio a capire. Comunque ho lasciato sti spazi proprio apposta. Ah, non ci basta per un altro. Accidenti, raga. Un altro deposito camionista. Quindi com'è la situazione? Dai, vediamo un po'. Beh, adesso c'è del profitto, vedete, 1.700, 1.700. Ok, andiamo a riaprire anche quest'altra gioielleria. Vediamo se piano piano le cioè l'importante è che le gioiellerie producono soldi. Bisogna stare attenti a questo. Allora, mi pare che adesso la distilleria di rum cominciano ad avere lo zucchero necessario. Quindi magari riusciamo a recuperare le perdite. Cioè, praticamente questa distilleria finora ha soltanto prodotto perdite. Questa pure, mentre queste due no. Queste due hanno prodotto dei soldi, meno male. Mo' speriamo. Vedete che comunque manca sempre il maledetto zucchero. Lo zucchero non è tanto, ma lo zucchero giustamente... Aspetta, cacao! È vero, mi sto dimenticando che posso fare cambio a raccolto, zucchero, vai! Cambia, è vero, me ne sono dimenticato, lasciamo perdere il cacao! Cambia a raccolto, zucchero, cambia, boh, vai! Così le distillerie possono lavorare. La situazione qui com'è? Ferro comincia a esserci. Ecco, fermo, andiamo a spendere sti 20.000. Perfetto, mo abbiamo un po' di... abbiamo altre 5 navi da aggiungere dove a noi interessa. Io direi di mettere altre navi qua sul ferro, almeno una. E vediamo, ferro, oro direi che ne mettiamo un'altra. Carbone. Vabbè, male che va il carbone viene comunque rivenduto, non è che... Ok, e mi restano due navi libere. Oro. No, giustamente non posso esportare l'oro con l'asse perché non siamo amici, diciamo. Potrei esportare il carbone in più agli alleati.
Cioè, praticamente vi faccio capire, stiamo comprando il carbone a 4,28, glielo rivendo a 5,50 per dire all'asse. Cioè, tanto per, non è che. Tanto per dire che famo qualcosa, tanto per usare queste due navi. Ok. Chiaramente se uno incontra qualche cosa di migliore, cioè compri a meno e vendi a più, uno ne deve approfittare, no? Per il momento ho altre cose in testa da risolvere, quindi ho preso giusto il carbone tanto per. Ok, a sto punto direi che riapriamo questa fabbrica. Vediamo, perché qui mi pare che si sta a guadagnare, qui si sta a guadagnare, quindi piano piano riapriamo tutte le fabbriche. Ora, ovviamente siamo sotto con i soldi perché ne ho spesi 20.000, altrimenti così sotto non c'ero. Avete visto qua? C'era ben 62.000 di guadagno, ragazzi, 62.000. Oh, ecco i bei soldini, quindi direi che adesso mo ci siamo con i de... Oh, va. 50.000 Le elezioni addirittura. Ok, incombono, presidente, come vuole la nostra. sì, andiamo avanti con Hernando. Allora, solito problema qua, che cacchio è che non è contento? I religiosi come sempre non sono mai contenti. Ovviamente sappiamo già il motivo qual è. Sempre quello, ah, chiesa piena. La chiesa è sempre quello il problema. Oh, mamma mia, dove la metto quest'altra chiesa? Vai, qua mi sta. Ho riempito un paese di chiese. Però siccome non c'ho voglia di mettere 1.000 chiese tutte insieme. Mo dove le metto? Scusa, dai. Qua ci voglio mettere le ambasciate. Vabbè, la metto qua, vai. Avanti, vabbè, poi sembra quando arrivano le elezioni, eh. Vediamo se con una chiesa sono contenti. Com'è la situazione qua? Stiamo producendo. Oh, finalmente si produce soldi. Vediamo, oro 200, non è molto, 400. Ok, apriamo. Io direi che. Direi che rimuoviamo una nave da qua che me ne frega del carbone. E la aggiungiamo nell'oro. Una nave per ogni fabbrica. Speriamo che stiamo importando abbastanza oro per tutti. Per tutte le fabbriche, diciamo. Ok. Speriamo che è adesso sufficiente l'oro per tutte e quattro le fabbriche. Giustamente, perché comunque alla fine, scusa, lo stiamo comprando a un tot. Giustamente lo stiamo comprando però st'oro, no? Lo sto comprando l'oro a 1725 per 1.000 pezzi. Io non so se con 1.000 pezzi non lo so quanto ci guadagno a dire la verità. Io spero che ci stiamo a guadagnare, raga, perché sennò. Vabbè che ci devo pure mettere l'affitto qua. 630 più 1.700, ma a me mi dice la testa che non ci sto manco a guadagnare, però boh. Ok, vedi che con la benetta chiesa qua la situazione va un po' meglio. Leggermente meglio con la chiesa. Comunque diciamo che siamo usciti dalla crisi economica, dai. E con la chiesa. Oh. Non siete contenti? Ah. Solo 53%. Andiamo un po' a dare un'occhiata. Beh, un pochetto. I militaristi, non so cosa fare con loro. Comunisti, capitalisti. Si sta a perdere un po' tutto. Mi sa che tra non. No, ma mi sa che ragazzi, adesso ci fermiamo comunque qua con questo gameplay. Ma nel prossimo gameplay, e passate queste elezioni, ragazzi, passiamo alla successiva era. Così che un pochettino la situazione la sistemiamo. Quindi ragazzi, spero che questo gameplay vi sia piaciuto. Come vedete, siamo usciti dalla crisi economica. Stiamo guadagnando un bel po' di soldi, 63.000, 65.000 dollari. 24 da qua, cioè praticamente ogni volta che arrivano Ragni le tropicali giganti, presidente. Siamo nel mezzo di una crisi. Dobbiamo agire in fretta. navi. C'è qualcuno che ci vuole attaccare, veramente? Sono apparse delle navi. Boh, queste sono le solite navi. Evidentemente. Oh,
L'asse si sta incavolando con noi. Vabbè. Beh, vedremo nel prossimo gameplay che cosa succederà, ragazzi. Per il momento io vi saluto. Ci becchiamo presto. Commentate, iscrivetevi. Ciao.